Olè. Olè. Dunque, quando Olaf mi ha contattato, mi fa: sì, ho sentito le tue cose, ho guardato un po' il tuo canale YouTube, tutto ok, però c'è un pezzo che devi fare, perché la gente lo vuole, sono anni, secoli che ce lo chiedono da tutto il mondo, soprattutto in Cile, ma anche in Italia. E visto che, vabbè, non lo sono da tanto, ho dovuto registrargli il demo, e poi dopo il demino Olaf mi ha detto: dai, facciamo qualcosa assieme. Che è una figata, per cui io fondamentalmente sono qui perché ho fatto il demo della Vita Fugge, che adesso vi andiamo a suonare. La vita fugge, non si arresta un'ora.